Bentornati in un nuovo video. Allora, oggi siamo tornati in Oasi Zegna perché questo è il periodo perfetto per vedere la fioritura di rododendri. Sì, infatti stiamo scendendo, siamo in mezzo al bosco e stiamo scendendo per andare proprio a vedere la conca e abbiamo già intravisto i colori bianco, rosa, fucsia, violetto, quindi già ci ha messo di buon umore. Tra maggio e giugno, una piccola valletta situata in Oasi Zegna, nel Bellese, si trasforma completamente, mostrando ai visitatori un'esplosione di profumi e di colori che vanno dal bianco al fucsia al rosso, grazie alla fioritura di centinaia di rododendri. Nel 1920 l'imprenditore Ermenegildo Zegna fece piantare oltre 500.000 conifere e negli anni 60, grazie all'architetto paesaggista Pietro Porcinai, questa piccola conca assume i colori che ancora oggi la contraddistinguono. Le piante furono disposte con cura nella conca, secondo le dimensioni e le diverse tonalità, seguendo un disegno armonico che si inseriva perfettamente nel paesaggio circostante. Al centro della conca si trova l'installazione di Dan Graham con il progetto di arte contemporanea all'aperto. L'opera, intitolata Two-Way Mirror, Edge Arabesque, è una struttura in acciaio e vetro che avvolge i visitatori in un gioco di riflessi.